parte finale imponendosi e imponendo la sua classe, il suo dribbling e cercando di andare esattamente a rete così come ha fatto. Ma qui accanto a noi c'è il presidente del Cefalut Calcio e un pareggio meritato tutto sommato, salvo Cimino. Sì, sono pienamente d'accordo, la partita è stata molto impegnativa, ci hanno messo più volte in difficoltà, ma i ragazzi, come si è visto alla fine, hanno saputo rispondere, meritando un buon pareggio. Sì, anche perché la squadra del Ligea Virtus era abbastanza valida, abbastanza forte, disponeva di schemi validi. Sì, difatti siamo proprio soddisfatti del risultato, grazie al valore di questa squadra avversaria. Ecco, volevo fare una domanda. Praticamente... Ecco, te lo lascio intanto, io vado a scrivere l'articolo per la Sicilia. Grazie al direttore che ci lascia l'ultima domanda, so che poi domani sarai ospite in trasmissione con Pino Simplicio, dunque parleremo ancora di questa squadra. Devo dire che è la cosa che è piaciuta di più, i ragazzi giovani, voglia di correre, voglia di lottare, non si arrendono mai, e chiaramente manca ancora quell'esperienza praticamente che li troveranno nel corso del campionato, ma oggettivamente hanno affrontato oggi una, secondo me, delle squadre più pronte di questa categoria. Sì, effettivamente sì, la squadra avversaria è molto preparata e molto valida sul campo. Io sono comunque molto soddisfatto sia della parte dei ragazzi, ma soprattutto del nostro mister allenatore, che oltre a preparare i ragazzi tecnicamente cerca di infondere un certo valore di etica sportiva, e lo hanno pienamente dimostrato in campo. Ok, intanto questa intervista poi continuerà domani in radio con Pino Simplicio. In bocca al lupo e complimenti per il pareggio. Ci speravamo tutti quanti, perché effettivamente i ragazzi avevano dimostrato che lo volevano a tutti i costi questo pareggio. Grazie Salvo. Grazie a voi, buona giornata.